Bene, grazie. Possiamo cominciare l'ufficio di presidenza allargato. Iniziamo quindi le audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge sull'elezione del componente del Consiglio Superiore della Magistratura. La pubblicità dei lavori, come sapete, come al solito, è garantita dalla diretta web TV del Senato e, come da nostra prassi, il professore le avrà circa 10 minuti per illustrare la sua relazione, poi ci saranno eventuali domande da parte dei commissari e lei avrà il tempo per rispondere. Quindi possiamo iniziare col professor Mario Esposito, ordinario di diritto costituzionale dell'Università del Salento. Grazie, professore. Grazie, grazie Presidente, ringrazio moltissimo di questo invito che mi onora. Cercherò di essere anche stare sotto i 10 minuti se riesco, quindi qualche considerazione molto breve per punti sommari, rinviando poi a una memoria scritta che farò pervenire entro questa settimana, insomma, per quanto possa essere utile. Allora, naturalmente le mie osservazioni si limitano a profili di legittimità costituzionale, essendo, diciamo, insegnando diritto costituzionale, quindi se si pongono problemi per quel che riguarda la riforma del sistema di elezione della componente togata, perché quella non togata, sappiamo perfettamente quali sono le dinamiche che sono già, come dire, impreviste in Costituzione, della componente togata del Consiglio Superiore della Magistratura. Ora, su questo punto io credo che per avere, ripeto, allo scopo di avere qualche paletto di riferimento, poi altri sono i discorsi di opportunità politica, di scelta e via discorrendo, convenga inserire l'articolo 104 all'interno del sistema a cui appartiene, diciamo, consentitemi di dire del sottosistema al quale appartiene. È evidente che il 104, come tutte le norme, si interpreta alla luce di tutte le altre disposizioni costituzionali, non è meno vero che il 104 deve essere collegato agli articoli che immediatamente lo precedono e a quelli che lo seguono. Ora, il 104 è, se ci pensiamo bene, una filiazione, per così dire, dell'articolo 101 della Costituzione, che si occupa del punto delicatissimo, perché di questo poi stiamo parlando evidentemente, delle garanzie della separazione dei poteri per un verso e per altro verso però una separazione dei poteri all'interno di un sistema che prevede la preminenza funzionale, consentitemi di dire così con qualche approssimazione, evidentemente delle scelte compiute dalla rappresentanza politica, dunque il 101,2. Il giudice è soggetto soltanto alla legge. Ora, per ottenere la garanzia di questo, e quindi anche qui vorrei sottolineare un punto che spesso mi sembra purtroppo sfugga in generale nei discorsi sulla giurisdizione. Quando si parla di giurisdizione dimentichiamo che una delle caratteristiche peculiari della nostra Costituzione è che garantisce, non sono in tanti a farlo, il diritto di agire e difendersi in giudizio. È un diritto costituzionale, questo è estremamente importante. Ora, è appena il caso di notare che l'articolo 24 è in diretta correlazione evidentemente col 101,2 e con il fatto che qualunque cittadino può attivare un procedimento di garanzia per l'applicazione della legge. Proprio per avere questa applicazione della legge nel modo più, come dire, più oggettivo possibile evidentemente, cioè con nessun'altra Un altro criterio che sia l'applicazione della legge al caso concreto posto al giudice, ci sono garanzie importanti di indipendenza e di autonomia della magistratura. Un altro punto che credo possa essere utile tra le premesse o comunque le considerazioni generali, se mi consentite, si riferisce, teniamo anche presente che il rapporto che è delicatissimo, evidentemente, del legislatore e potere giudiziario è un rapporto che sta alle origini, sta alla genetica del costituzionalismo, perché si dimentica, non si racconta spesso, che in realtà i parlamenti nascono come alte corti giudiziarie, cioè corte dei rappresentanti che dovevano riparare agli errori commessi dai giudici funzionari, dai giudici reali, diciamo così, oggi diremmo funzionari. Quindi c'è questo, è un punto estremamente delicato. Nello stesso tempo io credo che per essere, assecondando l'invito di alcuni notissimi e autorevolissimi colleghi a essere molto realistici nel considerare riforme di questo genere, conviene anche tenere presente, un occhio, mi permetterei di dire, va tenuto alle trasformazioni che la funzione giurisdizionale ha subito in questi ultimi anni. Il legislatore ha cercato di inseguire questi impulsi che sono venuti spesso da fuori più che da dentro sistema,
l'influenza della Corte di Giustizia, adesso non ho modo di soffermarmi, fatto sia che se consideriamo oggi come la giurisdizione viene esercitata, dobbiamo tenere anche presente che già è una giurisdizione che si è evoluta nel senso di un ruolo di interposizione, diciamo così, tra il legislatore e i casi da decidere, molto più ampio, molto più robusto. Penso anche alle recentissime riforme sul ruolo della Corte di Cassazione e di pochi anni prima, le riforme sul ruolo del Consiglio di Stato in adunanza plenaria. Consentitemi di dire, seppure in via di approssimazione, teniamo presente che si svolgono funzioni sostanzialmente paranormative nella sede delle giurisdizioni superiori. Anche questo, secondo me, va tenuto in considerazione quando si mette mano alla riforma dell'organo di autogoverno, come si dice, del Consiglio Superiore della Magistratura. Il 104 della Costituzione prevede che non si attarda a definire i compiti, questo è molto interessante, a definire, diciamo, le qualità e la posizione del Consiglio Superiore della Magistratura. Queste disposizioni della Costituzione piuttosto si affrettano a definire le funzioni che spettano al Consiglio Superiore della Magistratura. Da questo punto di vista l'indicazione mi pare molto chiara. Consiglio Superiore della Magistratura è un organo sicuramente di rilevanza costituzionale, non mi attardo sulla disputa di rilevanza organo costituzionale, tanto poi rischiamo di essere dispute di lana caprina. È un organo disciplinato direttamente dalla Costituzione che individua in linea generale le funzioni. Credo che il sistema elettorale, e questo è il punctum dolens evidentemente che suscita poi tanti dibattiti, il sistema elettorale della componente che riguarda la componente togata del Consiglio Superiore della Magistratura debba garantire proprio che venga svolto nel migliore dei modi, nel modo più, come dire, costituzionalmente fedele il compito che è assegnato al Consiglio Superiore della Magistratura. Se così è, perché poi a questo mi pare si riduca il disegno di legge che è al vostro esame, riprendendo suggestioni che non sono di oggi, non sono di ieri, qualche illustre collega dice insomma sono molto antiche e d'altro canto sono conosciute ancora in Costituzione, propone l'introduzione del metodo del sorteggio temperato, cioè un sorteggio che non agisce, come pure sarebbe, se n'era parlato, lo sapete molto meglio di me, non è un sorteggio per la selezione della componente togata, ma è un sorteggio che agisce in un momento molto delicato, che è un momento sempre critico in tutte le fasi, in tutte le procedure elettorali, cioè l'individuazione dei soggetti che possono essere votati, insomma, che in concreto esercitano, per altri termini, l'elettorato passivo. Su questo punto mi trovo in disaccordo con le critiche che sostengono che il metodo del sorteggio sia un metodo che per la sua introduzione, del sorteggio soprattutto quello temperato, che per la sua introduzione richieda, non riesco a vedere in scienza e coscienza, dico, perché, e mi sono posto per quello che mi è possibile molto seriamente la questione, perché molto autorevolmente è stato detto dovrebbe passare per una revisione costituzionale. Ora, il mio sommessissimo contributo è di fare attenzione perché in nessun punto la Costituzione definisce, e pour cause mi verrebbe da dire con i francesi, il CSM come un organo di rappresentanza della magistratura. Non è un organo di rappresentanza della magistratura, è un organo che la Costituzione ci dice svolge quei compiti che la Costituzione stessa individua, che sono in essenza la prima manifestazione della sottoposizione del giudice alla legge. La garanzia di sottoposizione del giudice alla legge è innanzitutto nella organizzazione e quindi nella carriera e tutto ciò che ne discende. Quello è il primo punto essenziale, la prima forma di sottoposizione alla legge. Quindi il Consiglio Superiore della Magistratura non è un organo rappresentativo. Se non è un organo qui si dice sì, non è un organo rappresentativo, e non di meno la Costituzione parla di elezioni, quindi se si parla di elezioni si parla anche di rappresentanza. Non è vero. Qui c'è una sovrapposizione che è concettualmente erronea. Le elezioni non sono sempre volte all'instaurazione del rapporto rappresentativo. Faccio un esempio clamoroso, insomma, perché è molto noto.
Il conclave elegge il Papa e il Papa non è il rappresentante del conclave. È l'esempio classico, si fa, basta vedere la voce, credo, la rappresentanza politica di Nocilla sull'Enciclopedia del diritto, uno degli esempi classici di preposizione mediante meccanismo elettivo e non di meno senza instaurazione di rapporto rappresentativo. Questo penso che sia il punto critico. Perché si dice, questo è un altro aspetto, poi chiudo perché forse ho esaurito anche il tempo, si dice un altro presupposto di questa, di questa natura rappresentativa del CSM sta nel fatto che bisogna garantire l'associazionismo della magistratura. Due osservazioni conclusive. L'associazionismo della magistratura, anche qui concettualmente mi permetto, è molto volando basso, ci insegnavano una volta che la Costituzione non garantisce, i diritti costituzionali non si riferiscono agli organi costituzionali nell'esercizio delle loro funzioni. Il giudice, in quanto giudice, non è libero di associarsi, tant'è che poi le disposizioni, ancorché non siano quelle pre-repubblicane, pongono tutta una serie di limiti sull'associazionismo giudiziario. Perché l'associazionismo giudiziario, delle due l'una, o è un associazionismo che finisce inevitabilmente per concorrere con il circuito rappresentativo politico e quindi per alimentare un diverso alternativo circuito, e oggi c'è un'ampia domanda in questo senso per la individuazione di soluzioni alternative rispetto a quelle legislative, pensate a quello che si è fatto in materia ipotizzando lacune legislative, o se non è questo, è comunque un associazionismo che, anche se è limitata alle visioni, come qualcuno ha detto, il CSM è un organo non di rappresentanza dei magistrati, ma un organismo di rappresentanza delle opinioni e delle idee, delle rappresentazioni. Non è, ancora una volta dico, non è questo. Ultima considerazione, proprio perché non è questo, non si pone il problema delle, si dice, ma il sorteggio temperato, qualcuno ha anche proposto, facciamo il sorteggio temperato, però soltanto tra quelli che meritano. E quindi io mi pongo una domanda molto seria, e qualcuno l'ha detto prima di me benissimo, io lo condivido, ma insomma se il giudice esercita le funzioni e all'interno, e non incorre in quelle cause di ineleggibilità che sono già previste, può applicare la legge al cittadino, che è il soggetto più garantito nell'ordinamento costituzionale, mi domando perché non anche dovrebbe essere idoneo applicare la legge in sede di organizzazione. Vorrei fare una battuta, è più delicato applicare la legge a un caso giudiziario o applicare la legge in sede di amministrazione, se, ripeto, noi concepiamo il ruolo del CSM come ruolo di stretta, indipendente, garantita applicazione della legge sull'organizzazione e funzionamento della magistratura ai giudici medesimi. Se deve fare altro, allora forse lì, per quello, bisognerebbe fare una revisione costituzionale e trasformare le funzioni del CSM. Mi fermo perché, scusa, sono già sforato. Grazie professore, è andato benissimo. Se so che ci sono già degli iscritti per le domande, la senatrice Rossomando. Scusi. Grazie professore, anche lei ha più volte sottolineato con il massimo rispetto e riguardo, e quindi anch'io faccio questa premessa con riferimento alla sua esposizione. Ma allora qui ci sono da dire due cose, ci sono due argomenti, diciamo, di impostazione. Da un lato ovviamente quello che ha mosso l'intervento del legislatore sia nella corposissima riforma Cartabia, di cui aspettiamo ancora, non so ancora per quanto, lo svolgimento del tema dei decreti attuativi, consta di almeno 200-300 articolati che vanno molto nel dettaglio, che sarebbe, diciamo, utile che tutti i commissari conoscessero anche nell'approcciare questa nuova richiesta di intervento. La politica si è posto l'interrogativo di come in un qualche modo porre rimedio alle degenerazioni del correntismo, e quindi in minima parte è intervenuta, minima parte ha attribuito questa funzione
alla disciplina del meccanismo elettorale, in massima parte l'ha attribuita al funzionamento della cosa. Ora, questo è un argomento. Poi, diciamo, accanto a questo, ovviamente, collegato a questo, c'è questa proposta di cui oggi discutiamo. Perché dico questo? Perché quello è il punto di partenza. Poi, naturalmente, nell'approcciarsi ci poniamo una serie di questioni. Ci vuole l'intervento costituzionale? Non ci vuole l'intervento costituzionale? Il significato della rappresentanza, delle elezioni, eccetera. Ma il punto di vista a cui partiamo noi, che non è ovviamente oggetto della mia domanda nei suoi confronti, perché quindi noi stiamo chiedendo ai vari auditi di darci degli elementi di impostazione per capire se i conti tornano, ma dal punto di vista dell'impostazione logica quello è il punto di partenza. Ora, quando lei dice ma anche il Consiglio Superiore della Magistratura, che è considerato un organo di alta amministrazione, anch'esso deve in un qualche modo applicare la legge, e qui, scusi, proprio sull'impostazione di cultura di natura giuridica, gli organi di alta amministrazione, proprio quando hanno anche un ambito di discrezionalità, di interpretazione, anche proprio nel stabilire come si organizza, quindi non è che applicano la legge semplicemente secondo un meccanismo di algoritmo automatico, perché quando organizzano fanno delle scelte di impostazione. E anche la questione dell'elezione, cioè ora noi cerchiamo di forzare la Costituzione cercando un dato letterale che ci dica no, non è vietato, oppure è vietato, ma la Costituzione è fatta di principi e di impostazione. Se cerchiamo di forzarla cercando un dato letterale, a mio avviso abbiamo un approccio scorretto proprio dal punto di vista giuridico-istituzionale. Quindi il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo di alta amministrazione, e non dovrei, come dire, ricordarlo, posto che una delle funzioni principali è quella di anche fare delle circolari su come devono essere organizzati gli uffici, oltre che ovviamente fare un compito delicatissimo, che è quello su cui principalmente andiamo a verificare la degenerazione del correntismo, e cioè la nomina dei dirigenti dei vari uffici. E nel fare questo, ovviamente, poi lei ha citato l'esempio del Papa, ma mi perdoni, cioè, quando viene eletto il Papa, lo dico con il massimo ovviamente rispetto, ci sono fiumi di inchiostro sui giornali che commentano, a seconda ovviamente della scelta che è fatta, quale sarà l'impostazione della Chiesa, che è, cioè, o sbaglio? Eh no, perché, cioè, non è che quando è stato eletto Papa Wojtyla è stato eletto a caso e non è stato determinato da una scelta, non è che i conclavi che fanno, giocano a carte quando devono eleggere, poi nel tutto quel tempo, nelle fumate, giocano a 3-7, poi tirano in aria e vediamo che succede, o si confrontano su un'impostazione. Tutte le volte che c'è un'elezione c'è un confronto sull'impostazione. Cioè, solo che nella sua, diciamo, millenarietà la Chiesa ci sopravvive a lei, a me e a tutti quanti, diciamo, nelle impostazioni della politica in crisi. Cioè, ma scusi, cioè, quando viene eletto un Papa che viene dall'Argentina con quella storia lì, non è comunque sempre determinato da una scelta di impostazione? Cioè, quindi io sinceramente, da avvocato, le dico che la sua citazione del Papa non è in termini, se dobbiamo citare una sentenza della Corte di Cassazione, una citazione non in termini. Ora, io tutto questo, dato che lei è stato molto, diciamo, è stato articolato, argomentato ovviamente, e anche con altrettanto garbo, e sempre con lo stesso garbo, ma con la stessa, diciamo, fermezza, perché voglio, come dire, in un qualche modo lasciare agli atti e ovviamente appuntarmi a prendere, perché le sue osservazioni sono le osservazioni di coloro che sostengono il fatto che possa essere modificata in questo senso, e quindi bisogna confrontarsi con queste osservazioni. Quindi il mio ovviamente non è uno spunto polemico, ma è uno spunto di confronto, prendendo atto del fatto che ovviamente questo tema delle degenerazioni del correntismo il Parlamento se ne è fatto carico con una corposissima e articolatissima riforma di cui purtroppo non riusciamo a discutere e non riusciamo ad applicarla.
Quindi adesso io mi fermerei qui, perché anche il tema dell'associazionismo, cioè, è superato dalla, cioè, nel momento in cui c'è un'elezione e c'è il concetto di rappresentanza in quanto impostazione. Associazionismo, non associazionismo, cioè non, come dire, è un decuius, possiamo fare riferimento a qualsiasi altra cosa, oltre al fatto che, mi permetto di dire, ma questo lei non l'ha toccato, perché lei giustamente si è preoccupato, opportunamente, giustamente, di dare conto e spiegazione di se nell'impostazione della Costituzione c'è qualcosa, diciamo, che contraddice questa riforma e se addirittura è necessario, non è necessario intervenire. Noi non troveremo mai su una questione del genere proprio scritto è vietato o non si può fare, perché la Costituzione ha un'impostazione di ordine istituzionale a cui sono collegate una serie di questioni e come dire, c'è il retroterra, c'è l'impostazione di che cos'è un organo di alta amministrazione, che cosa fa, che cosa significa elezioni. Ora io ovviamente mi piacerebbe molto, ma lo faremo magari in un'altra sede, continuare a dialogare. Io qui in realtà ho già forzato, perché doveva essere più una domanda, e quindi però la ringrazio, perché lei comunque nella sua esposizione ha, come dire, messo a nudo quali sono i punti critici su cui noi ovviamente ci, e quindi quali sono le ragioni che sostengono alcune impostazioni. Grazie. Grazie senatrice. No. Il suo intervento ha suscitato una domanda più lunga del suo intervento, poi cerchiamo di contenerla. Comunque sul degenerazione correntizia nel conclave ne parleremo in un'altra occasione, lo dico ai prossimi senatori che interverranno. Il Papa è stato l'unico ancora che non è stato accusato quella sede. Non è detto, perché qui siamo in grado anche di procedere in questo senso. Beh, senatore Scarpinato. Devo riprendere l'esempio del Papa, perché è stato indicato come un esempio ordinamentale di eletto non rappresentativo. E però da un punto di vista costituzionale il papato è l'unico caso di monarchia assoluta della modernità, e mi pare che non si possono traslare i principi di una monarchia assoluta a un ordinamento repubblicano, quindi l'esempio mi pare improprio. Secondo punto, tutto questo discorrere della riforma del sistema elettorale nasce da un caso, cioè l'indebita interferenza delle correnti nei procedimenti concorsuali per la scelta dei titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi, soggetti che svolgono funzione di normale amministrazione giudiziaria. Un presidente di sezione del Tribunale di Gela o di Sciacca si occupa di organizzare lo svolgimento del lavoro di una piccola sezione, quindi normale amministrazione. E per costoro si svolge un concorso. Lei ritiene invece che sia normale che per costoro continui a svolgersi un concorso, e invece per i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, che svolgono compiti di alta amministrazione, cioè di organizzare l'attività giurisdizionale in campo nazionale e non per una piccola sezione, invece sia assolutamente razionale sceglierli con sorteggio, perché se sono idonei a svolgere la funzione giurisdizionale, perché non debbono essere idonei a svolgere attività di alta amministrazione? Ma allora il ragionamento potrebbe essere: ma perché non scegliamo per sorteggio anche il presidente di sezione del Tribunale di Gela, di Tempio Pausania? Cioè, che senso ha scegliere per sorteggio quelli che sono al vertice dell'alta amministrazione e continuare a fare concorsi per quelli che invece svolgono attività di ordine amministrazione che riguardano piccole sezioni di tribunale? C'è una contraddizione sistemica. Scegliamo loro per sorteggio o per anzianità e tagliamo la testa al toro. Abbiamo risolto il problema. La soluzione della scelta per anzianità senza demerito sarebbe una soluzione razionale, molto più razionale di una scelta per sorteggio, e se una scelta per sorteggio per un presidente di sezione è razionale, non vedo perché dovrebbe esserla per il Consiglio Superiore della Magistratura. Terza cosa, ma lei non crede che per omogeneità di sistema, tenuto conto che c'è una componente togata e una componente laica,
se è legittimo il sorteggio temperato per la componente togata, dovrebbe pensarsi anche a un sorteggio temperato per la componente laica, e cioè che il Parlamento possa designare la componente laica dopo un sorteggio all'interno di tutti gli avvocati cassazionisti o professori universitari. O non si creerebbe anche sotto questo profilo una contraddizione sistemica? Grazie senatore Scarpinato. Senatore Scalfarotto. Io casualmente parto proprio dall'ultima considerazione, l'ultima domanda del senatore Scarpinato che capovolgo, e cioè se non abbia già il Costituente voluto assicurare il pluralismo delle opinioni attraverso la individuazione di una componente del CSM che viene eletta dal Parlamento, che è il luogo principe della rappresentatività politica e della rappresentanza della differenza di opinioni, cioè se non sia forse la proposta di legge addirittura più coerente col sistema, perché assicura il pluralismo attraverso l'espressione delle differenze che il Parlamento, il luogo del pluralismo, appunto individua, e invece la parte legata più all'alta amministrazione, quindi alla gestione dei processi organizzativi, sia affidata a una scelta che sostanzialmente si rifaccia più che altro alla competenza di tipo tecnico, e cioè una competenza che lo stesso concorso che consente l'ingresso in magistratura assicura venga posta a un livello molto alto, cioè l'elemento della selezione del magistrato è differente dall'elemento della selezione del deputato, del senatore o di chi il deputato e il senatore designa, perché l'uno è basato sulla rappresentatività delle differenze dell'opinione pubblica, l'altro invece deve essere assicurato dalla massima omogeneità di capacità tecnica, e quindi se al contrario di quello che dice il senatore Scarpinato non sia forse più coerente col sistema una differenziazione dove da un lato vige la massima libertà e dall'altra la massima omogeneità. Grazie. Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Zanettin. Grazie Presidente. Mi consentirà Presidente, dopo che ci sono stati interventi, come dire, più politici che domande, di svolgere anch'io un intervento. Posso usufruire della stessa sua benevolenza. Allora, io credo, colleghi, che quando noi chiamiamo qui in audizione un professore universitario di diritto costituzionale, noi non gli chiediamo di discutere la politica, cioè se il correntismo è giusto o non è giusto, quali sono le degenerazioni. Noi chiediamo, e io ho i costituzionalisti che io ho chiesto di audire, per chiarire una volta per tutte, o non chiarire perché poi non sarà chiarito, ma comunque la questione dell'articolo 104, della compatibilità con la Costituzione di un sorteggio temperato, perché fino ad oggi tante volte molti accademici ci hanno detto no, non se ne parla neanche del sorteggio temperato, non è una questione di opportunità, non opportunità, correntismo, non correntismo, 104 preclude. Invece il professor Esposito ha detto che, secondo la sua opinione di autorevole accademico, l'articolo 104 consente il sorteggio temperato. Poi spetterà a noi legislatori valutare se la riforma Cattabia è stata sufficientemente incisiva per limitare il correntismo. Io l'ho messo, no, collega Rossomando, la riforma Cartabia ha diversi aspetti, alcuni sono in attesa di decreto di attuazione, come lei ben sa il sistema elettorale invece è stato immediatamente precettivo ed è già stato sperimentato. Ecco, esatto, cioè io l'ho messo in premessa, dopo può essere, no, collega Rastrelli, può essere considerato fallimentare o meno, ma per qualcuno non è fallimentare, per la nostra opinione non ha superato le criticità che invece il sistema, la stessa legge Cartabia aveva come obiettivi, cioè la legge Cartabia diceva noi vogliamo cercare di trovare un sistema in cui ci siano degli elementi di casualità, diceva mi pare la ministra, cioè
Quindi io non ho interrotto la collega Rossomando quando lei ha detto delle cose che non condividevo. Quindi noi abbiamo... No, non è inesatto. Insiste. Allora, stavo dicendo che fra gli obiettivi che quel sistema aveva individuato e apposto c'era quello di cercare di creare delle opportunità per magistrati che non erano inseriti nelle correnti. Io ho detto fin nei primi dibattiti che abbiamo fatto qui che anche in questa occasione c'è stato un unico magistrato indipendente che è stato eletto, ma non è una sorpresa perché anche in precedenti competizioni elettorali per il Consiglio Superiore della Magistratura un indipendente era stato eletto, sono stati due nella storia, e quindi non ci sono stati sostanziali cambiamenti rispetto al passato con questa legge. Concludo il mio intervento, Presidente, dicendo che alle pregevoli argomentazioni che sono state portate dal professor Esposito ne aggiungo un'altra che è assolutamente incontrovertibile, che limitazioni all'elettorato passivo nelle diverse leggi che si sono alternate nei decenni sull'elezione dei consiglieri togati ci sono state e nessuno poi ha posto rilievi. Quindi l'elettorato passivo non è garantito come per i cittadini, cioè i cittadini tutti raggiungendo la maggiore età hanno diritto di esprimere, cioè la maggiore età, o meglio i limiti di età che sono stati previsti dalla Costituzione possono essere eletti nei singoli organi rappresentativi. Per quanto riguarda invece i magistrati, tutte le diverse leggi che si sono alternate fino ad oggi hanno previsto dei limiti, soprattutto legati alle valutazioni di professionalità, quindi ai progressi di carriera. Grazie Presidente. Grazie Senatore Zanettin. Ovviamente la ringrazio anche per il richiamo alla corretta procedura. Vi prego quindi in futuro di attenervi ad ascoltare la relazione, porre domande e ascoltare poi le risposte, senza fare interventi che non lo sono. No, ma non stavo parlando di lei, senatore Scarpinato. Prego, senatore Rastrelli, mi raccomando lei. Sì, grazie professore, anzi io la ringrazio per il contributo tecnico, perché anche a mio avviso l'audizione ha un senso nell'acquisire attraverso la particolare autorevolezza delle fonti dei contributi adeguati per evidenziare le criticità e possibili soluzioni a specifici temi. Ed è chiaro che io intendo valorizzare la sua competenza come professore di diritto costituzionale. Se ho ben compreso, e provo a fare la sintesi, sia dal punto di vista letterale che dal punto di vista sistemico, il disegno di legge come prospettato riesce in qualche modo a essere rispettoso dell'articolo 104 della Costituzione, perché l'istituto del sorteggio temperato, però mi corregga se sbaglio, incide soltanto nella fase iniziale della individuazione dei candidati, che sono poi comunque, nel rispetto del 104, eletti dalla totalità dei magistrati. Quindi comprendere se il discorso della modifica costituzionale, che è discorso altro, non dobbiamo affrontarlo in questa sede, perché a Costituzione vigente c'è la possibilità di ritenere questo disegno di legge assolutamente omogeneo a spirito e lettera dell'attuale 104. Grazie. Grazie senatore Rastrelli. Professore, la prego di rispondere se può con la maggior sintesi possibile, che siamo andati un po' lunghi. Ci sono relazioni da parte anche loro? Lascia una nota. Il professore la manderà? Sì, perfetto. Grazie. Sì, grazie. Io vi ringrazio di cuore perché insomma non sono dignus, mi sembra aver sollevato un dibattito che mi ha dato anche tanti spunti interessanti, lo dico davvero con molta sincerità e non per forma. Nell'ordine, solo per evitare quello che mi interessa in queste repliche, mi rendo conto che nella trasmissione del messaggio evidentemente si possono generare equivoci, quindi comincio dalla senatrice Rossomando. Solo un paio di osservazioni, comincio da quella più virgolette scandalosa. Il mio riferimento alla questione della elezione da parte del conclava del Papa è un riferimento tecnico-giuridico, quindi mi perdoni, glielo dico anche da avvocato, è assolutamente in termini, e in termini, mi consente di spiegarle, se spero, non la voglio convincere, ma di illustrare perché... Non mi provochi la senatrice. No, con il massimo rispetto e la ringrazio della... Perché
la preposizione all'ufficio mediante elezione non implica, ma quello non è l'unico, io ho fatto l'esempio più clamoroso perché no, di solito quello anche detto a uno studente lo stupisce, dice ma come è eletto e non è rappresentante? Sì, eletto non è rappresentante, la elezione non è necessariamente, la preposizione a un ufficio mediante elezione non implica necessariamente la instaurazione di un rapporto rappresentativo, che se poi ce la volessimo dire tutta, senatrice, le elezioni politiche prepongono a un rapporto rappresentativo con la nazione, quindi a strettissima regola chi vota non è il rappresentato da parte del rappresentante. Comunque, non volentieri, con grande piacere. Detto questo, un altro punto che, perché mi ha fatto emergere un mio, evidentemente per mia colpa, un equivoco. Che c'è sempre sia l'alta amministrazione, un punto è importante, il fatto che c'è il sorteggio nella fase iniziale e poi le elezioni, evidentemente, le elezioni da parte dell'intero corpo degli elettori, non esclude nella maniera più assoluta l'esercizio di quella ovvia, direi, discrezionalità, ha fatto bene a richiamarla, questo non significa trasformare allora chi è eletto in un automa, è un problema soltanto di più o meno, l'opportunità non mi riguarda, metodo per evitare che all'interno, parliamoci con chiarezza, per evitare che vengano preposti al CSM non dei soggetti i quali rispondono a organizzazioni correntizie, mi perdoni il riferimento autobiografico, io sono stato in commissione esame di magistratura, se vogliamo raccontare che nella magistratura non ci sono, te le illustrano loro stessi perché ti fanno fare come il turista, dice guarda quello è così, quello è così e quindi si orienta così e si orienta colà. Non ho visto, soltanto come impostazione, allora evitare che col collegio, allora mi si deve spiegare qual è la logica del collegio proporzionale, cioè del collegio virtuale, anche quello allora incide fortemente sulla genuinità del sistema elettorale. Ultimo punto del suo richiamo, ultimo almeno per essere molto rapido, e anche per evitare naturalmente che questo poi costituisca un rapporto, nel senso che la corrente di riferimento sia anche la corrente che orienta scelte, perché se io, apro e chiudo parentesi, dovessi giudicare il rendimento dell'organo sulla base, lo dico da avvocato in questo caso, amministrativista però, sulla base dei provvedimenti, tenete presente anche questo, i provvedimenti della qualità dei provvedimenti del CSM, io tra i provenienti scolasticamente più illegittimi che abbiamo visto sono quelli del CSM, tant'è che si sono divertiti molto i giudici amministrativi, pensateci bene che anche questo è un grave problema, perché poi alla fine governa la magistratura ordinaria il giudice amministrativo. L'associazionismo, io gli ho fatto riferimento perché chi sostiene che il sorteggio sia incostituzionale fa riferimento all'articolo 18 della Costituzione e parlo di i costituzionisti per i quali ho la massima stima e deferenza, fanno riferimento al 18. Passo il senatore Scarpinato, sul papato, vabbè, ho detto quello che potevo dire, però mi consenta, anche un'altra risposta collega ha detto, non ci dimentichiamo che il sorteggio è previsto già in Costituzione, per esempio per l'integrazione della Corte Costituzionale, che non svolge esattamente un compito di secondaria importanza e forse non è men delicato di quello del CSM, ma sapete che quando funziona come giudice nei giudizi d'accusa viene integrato con per estrazione a sorteggio da una lista che viene periodicamente rinnovata. Quindi anche i suoi quarti di nobiltà, il sorteggio, l'ha detto bene Michele Ainis, con riferimenti storici, greci, la Boulet, eccetera, poi ognuno si può divertire a cercare di andare avanti e dietro, insomma la cosa più comica è purtroppo poi si gira un po' chi sostiene che non si deve tornare indietro, chi sostiene però lo fa usando argomenti antichi, ma insomma io cerco di stare al diritto positivo. Sull'indebita interferenza delle correnti, io qui dico, mi preoccupo come cittadino, cioè trovare qual è il sistema compatibile con la Costituzione che possa evitare un'azione delle correnti. È ovvio che si forma delle aggregazioni, questo mi sembra tutto normale, però altro conto, e qui così dico una cosa, ve lo dirò alla fine, guardate che se voi andate a leggere gli interventi che criticano il sorteggio, anche quello ponderato, insomma quello in fase iniziale, tutti fanno riferimento a argomenti propri della rappresentanza politica. Allora capiamoci, il CSM è un organo di rappresentanza politica? Io questo lo vorrei sapere, perché se deve autogovernare quella magistratura che non dovrebbe
creare un indirizzo politico alternativo, e questo bisogna dire, io lo dico a quelli costituzionisti con massimo rispetto, ma attenzione, perché erano argomenti che andavano di moda ai tempi dell'uso alternativo del diritto, che era un avuto i suoi quarti di nobiltà, ma insomma era, si poneva in alternativa rispetto all'indirizzo politico contenuto nelle leggi. Quindi, per quanto riguarda il sorteggio componente della, interessantissimo, sorteggio temperato della componente laica, perché no? Perché no? Non mi trova. Il problema lì è diverso, non me ne sono occupato, solo non era nei quesiti, perché non è nel DDL, perché lì forse le indicazioni della Costituzione sono un pochino più vincolanti. Ma l'idea, in principio, dal punto di vista dei principi, non mi trova contrario, perché no, insomma, che esisti, anche perché in fondo il sorteggio in questo, quando è temperato, cioè quando è individuo a chi poi potrà essere eletto, poi è l'elettore che sceglie, è un modo per sollecitare anche l'esercizio dell'elettorato passivo e quindi anche a farsi carico di certi oneri. E qui mi viene comodo per rispondere alla senatrice, dimenticavo, sui principi e la lettera, io non vedo la lettera come nemica dei principi, il principio siamo d'accordo, però il principio in quanto espresso, se no diventa, ognuno mette il suo, attraverso un segno quanto più possibile univoco, il linguaggio è un segno univoco che ci indirizza verso una certa amministrazione dei principi. Molto interessante, come dice il senatore Scalfarotto, lo ringrazio, che è veramente molto interessante sulla componente non toccata, perché è un argomento estremamente suggestivo giuridicamente, cioè attenzione, se ho capito bene, la componente non toccata è un'indicazione importante della stessa Costituzione, del Costituente, quindi nel senso del pluralismo, e quindi favorire una composizione pluralistica dell'organo. Ora, vero, non mi sembra incompatibile il sorteggio temperato per due ragioni, perché devo credere che chi venga sorteggiato abbia poi i suoi orientamenti e troverà poi modi di aggregazione, e questo lo sappiamo dai sistemi elettorali, il fatto che il sistema elettorale sia più volto al candidato di quanto, piuttosto che ai sistemi elettorali che prediligono invece le formazioni partitiche, non significa che poi i parlamentari eletti, anche loro, non si aggreghino. La seconda cosa che volevo dire, volando bassissimo, e ricordiamoci, voi avete presente meglio di me, le discussioni ci furono in Costituente quando si trattava di istituire il CSM, e l'idea, c'era il grande dibattito, facciamo come hanno fatto in Francia prevaleva la componente non togata, perché non prevaleva la componente non togata? Perché il timore era di una degenerazione in organo di rappresentanza corporativa, quindi la componente non togata è una funzione proprio anticorporativa, lo dico sempre con il massimo rispetto, tecnicamente così viene illustrato. Su quello che diceva il senatore Zanettini, che ringrazio, mi sembra importante il riferimento, io esattamente nella mia linea, cioè è un meccanismo tecnico, io proprio perché ben venga che se ne discuta, ci possono essere mille ragioni legittime di inopportunità, ma dire che il 104 deve essere sottoposto a revisione costituzionale non mi convince, perché il 104 non esclude metodi, perché attenzione, in tutti i sistemi elettorali c'è sempre un metodo di individuazione degli eleggibili in concreto, no? La nostra legge elettorali sono ancora impostate sulla presentazione, anche il diritto di una candidatura da singola purché ho raccolto le firme, però sappiamo tutti che per i partiti già presenti, i movimenti, i gruppi, quelli che esprimono gruppi, scusatemi, c'è un vantaggio, uno sconto, diciamo, di procedura, e anche quello è stato criticato. Perché? Perché il concorso non deve essere riaperto complessivamente, ci sono ragioni pro e ragioni contro, lo sappiamo, però ci sono sempre meccanismi di indicazione in concreto. Il sorteggio è un sistema che non, perché il sorteggio non, questo vorrei che fosse chiaro, non incide sul fatto che ci siano elezioni, non preclude le elezioni, non è un sorteggio sostitutivo di elezioni. Ultimissima cosa, quando il senatore ci diceva, ringrazio, giustamente ha richiamato l'attenzione su un punto che poi il DDL, per come io lo leggo anche grazie alla nota breve dell'ufficio studi, non elide l'elezione, e del resto, scusatemi, sapete sempre meglio, ovviamente meglio di me, che il sistema elettorale del CSM è stato modificato tante volte, no? Ha subito tante modifiche, il che è la prova del fatto che c'è certamente, vengo alla senatrice Rossomando,
un contesto di principi e poi ci sono ampia discrezionalità di scelta del. Ultima cosa, che però richiamo con forza, che sono un punto decisivo, chi dice che il 104 dovrebbe essere sottoposto a revisione per avere il sorteggio temperato, fa ricorso, c'è un paralogismo che lo cogliete anche nei più bravi, a un certo punto vira richiamando l'associazionismo politico, l'elettorato politico, il sistema elettorale plurality proposto in Regno Unito, siamo credo lontani, e quindi va bene come argomento se usato dicendo accettiamo, sfiderei, chiudo, i colleghi in magari lo proponiamo per un convegno, a utilizzare questi argomenti per sostenere la politicità del CSM, cioè il fatto che sia un organo, se qualcuno sostiene un organo di rappresentanza politica ulteriore, applicando quegli argomenti sulla rappresentanza politica, li troverei conferenti, ma non certo per dire che il 104 va sottoposto a revisione. Ringrazio il Presidente e mi scuso per il troppo tempo che ho preso. No, assolutamente, è stato interessante, siamo andati un po' lunghi, ma la ringraziamo, attendiamo la sua nota. Grazie professore, grazie mille. L'audizione. Allora, premesso che... Sì, diciamo allora quello che... va bene. Allora, premesso che... Ovviamente cerchiamo, partendo da me stessa, non essere intemperanti. Voglio dire due cose. La prima, che fatta questa premessa, mi scuso per l'intemperanza. La seconda, che restituisco al mittente, non so chi l'ha detto, l'appellativo di ineducata o di maleducata che non consento a nessuno di pronunciare né qua né fuori di qua. Terza cosa, preciso. No, no, mi lasci per cortesia finire. No, lei non c'è la sua pazienza, lei sta presiedendo i lavori, Presidente, quindi non c'è la sua personale. Un ordine. Lei invece sta disturbando quelli che intervengono. Interviene no, quando il professore. No, scusi, sulla... no, Presidente, sugli ordini sull'ordine dei lavori. No, scusi. Va bene, mi scusi. Prego, mi scusi Presidente, lei premesso calmo, che lei senatore, io sono calmissimo. Che lei qui no, lei presiede. Io presiedo e cerco di dare ordine ai lavori. No. Basta così. No, scusi Presidente, io non ho ancora finito. Sì, ma non ho ancora finito, mi dispiace, non ho ancora finito e le chiedo, non è qua qui non c'è un problema di personale pazienza. Lei va presiede, bene, allora lei io cerco nota, di essere, io cerco di essere, al verbale, grazie, di essere rispettosa e preciso, sempre per il verbale, che la questione, siccome qui si è tirato in ballo una ministra della giustizia, citando letteralmente, come dire, una frase, una parola, la frase sì, ma è inesatta, la perché non... Fine, la facciamo alla fine questa, ha ragione, basta così, grazie senatrice. Perfetto, sì, è anche inopportuno esagerare presiedendo in presenza sempre dei medesimi ospiti. Perfetto, grazie. Allora, intanto mi scusi per la difficoltà, diamo il benvenuto al dottor Valerio Savio, presidente aggiunto della sezione GIP del Tribunale di Roma. Come lei sa, noi siamo in diretta web, quindi c'è questa procedura. Lei avrà circa 10 minuti, qualche minuto in più visto che l'abbiamo fatta attendere per la sua relazione. Ci saranno domande e non interventi di carattere politico da parte dei senatori e poi sue eventuali risposte. La ringraziamo, dottor. Allora, Luca. Vero. Così? Allora, ho inviato una relazione scritta per tutto quello che non riuscirò a dire nei 10 minuti. Innanzitutto, naturalmente, vi ringrazio dell'invito e della possibilità di interlocuzione col Senato su questa materia. Dico subito che quello che si può dire in materia non è mai nulla di nuovo, nel senso che la materia della legge elettorale del CSM dispone di una letteratura ampissima, pluridecennale, che credo debba essere punto di riferimento del legislatore a disposizione e ovviamente reperibile in rete con grande facilità. Quindi quello che vado a dire è quelli che vado a esporre sono argomenti che certamente non sono argomenti miei propri, anche se li ho esposti anch'io in più di un articolo, perché ripeto, è un confronto
culturale prima che politico, che culturale perché ha a che fare anche con quello che è l'idea, la concezione che si ha del ruolo del Consiglio Superiore, che è ampiamente, un terreno ampiamente dissodato. Ora, le due novità portanti del disegno di legge sono evidentemente l'idea che i candidati debbano essere selezionati esclusivamente per sorteggio e l'abolizione della quota proporzionale introdotta dalla legge Cartabia e col quale si sono svolte le ultime elezioni. Queste sono le due assi portanti, ovviamente io do per scontato, non sto ad esporre il testo. Quello che viene proposto è un sistema maggioritario puro, se lo vogliamo etichettare, perché evidentemente in tutti e tre i collegi di legittimità per i PM e di merito viene prevista l'elezione molto semplicemente dei più votati. Io penso che questo sistema si presti a rilievi di costituzionalità, sia in grado di danneggiare la rappresentatività e la funzionalità del Consiglio Superiore, e se se ne vuole fare un discorso diciamo di finalizzazione, è del tutto inutile rispetto al proposito dichiarato di eliminare il legame tra le correnti e il Consiglio Superiore. Rilievi di costituzionalità sono stati fatti appunto in dottrina da sempre, anche sul sistema di selezione dei candidati e non dei consiglieri. È stato fatto rilevare autorevolmente sia un dato letterale che un dato sistematico. Il dato letterale è che l'articolo 104 prevede l'elezione dei componenti eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, quindi senza eccezioni o limitazioni all'elettorato passivo. La legge ordinaria può stabilire dei criteri evidentemente di eleggibilità, delle condizioni di legittimazione, come attualmente la Cartabia, che prevede che per essere eleggibili si debba avere la terza valutazione di professionalità, può stabilire cause di ineleggibilità, ad esempio che il candidato non abbia lavorato al Consiglio Superiore come magistrato segretario o all'ufficio studi negli ultimi anni. Ma non può escludere l'elettorato passivo di intere categorie di magistrati, proprio perché il dato letterale è in questi termini. E naturalmente una selezione all'interno di una categoria di astrattamente eleggibili per sorteggio va a ledere il diritto di elettorato passivo del singolo magistrato. C'è poi un dato sistematico, se si vuole, anche è stato valorizzato anche di più in dottrina, vale a dire il dato per cui il Consiglio Superiore è concepito come un organo di rilievo costituzionale, presieduto dal Capo dello Stato, raccordato al resto dell'ordinamento con 10 rappresentanti eletti dal Parlamento, e quindi come un organo quindi di rilievo costituzionale che nelle materie naturalmente assegnategli è fondato, come dire, sulla piena rappresentatività politico-istituzionale di tutti i suoi componenti e che quindi non sopporta, diciamo, l'introduzione anche solo nella procedura di selezione dei candidati di un elemento aleatorio, di un elemento non legato, diciamo, al consenso e al libero confronto culturale tra gli appartenenti alla categoria. Passo dopo a dire perché potrebbe essere dannoso per il Consiglio. Utilizzo questi minuti per dire innanzitutto perché, a mio avviso, non potrebbe essere utile a recidere del tutto il legame tra le correnti e il CSM. Anche qui non sono argomenti nuovi. Innanzitutto l'idea che ci possa essere un sistema elettorale, uno qualunque, che possa arrivare a questo risultato, è un'idea ingenua politicamente, perché, insomma, voi lo sapete meglio di noi magistrati, un sistema elettorale può modificare i comportamenti dei gruppi, per i magistrati delle correnti, dei partiti nel contesto più generale, modifica come, no, determina il modo di raggrupparsi, di allearsi, di correre, ma non può mai, come dire, escludere il valore dei corpi intermedi. Intendo dire che in magistratura, fin tanto che le correnti saranno riconosciute nel loro ruolo, nella loro, diciamo, utilità, nella loro utilità rappresentativa di aggregazione di sensibilità diverse, fin tanto questo avverrà, e le ultime elezioni del Consiglio hanno dimostrato che continua ad avvenire, non ci sarà un sistema elettorale in grado di recidere del tutto questo sistema. Il sistema prevede il sorteggio di 150 magistrati, di cui poi alla fine
ne vengono presentati dunque 10 per la legittimità, 25 per i PM e 65 per il merito. Ora capite bene che per la legge dei grandi numeri, se un terzo, forse un quarto, mi tengo basso, un terzo dei magistrati continua a riconoscersi, a sentirsi rappresentato o a essere pronto, diciamo, a seguire le indicazioni delle correnti, un sorteggio più o meno riprodurrà questa proporzione. Quindi, prendendo per base ad esempio i magistrati di merito che saranno proposti in numero di 65, ce ne saranno sempre quei 20, 25, 18, quelli che volete, che saranno espressioni dei gruppi. Il sistema certamente può impedire la costruzione di carriere attraverso, diciamo, è capitato, c'è chi pianifica la candidatura per 4-8 anni, eccetera, e quindi può, diciamo, certamente può elidere questo tipo di pianificazione, ma non può elidere il legame tra il gruppo e il Consiglio, innanzitutto sia nel meccanismo di selezione che nel meccanismo elettivo. Nel meccanismo di selezione la legge prevede che uno possa rinunciare per l'ovvia ragione che non gli si può, a un magistrato non gli si può imporre di andare al Consiglio Superiore, non è un militare, o perlomeno gli si deve cambiare lo status perché questo possa essere possibile, e quindi c'è un meccanismo di rinuncia. Ora immaginate, fra i 150 sorteggiati in prima battuta tra titolari e supplenti, è ampiamente prevedibile, qui lo dico come testimonianza, il valore della mia presenza qui può essere una testimonianza di come ragionano i colleghi, no? Può essere innanzitutto questo, forse solo questo. Allora, non crediate che tutti i magistrati siano pronti ad andare al Consiglio, se ne muoiano ad andare al Consiglio. Di questi 150 le rinunce saranno tantissime e saranno in proporzione molto maggiore tra chi? Tra coloro che non svolgono politica associativa, che non si interessano a questo genere di attività, che non andrebbero mai al Consiglio Superiore, che magari anche per ragioni private non possono consentirsi un trasferimento di 4 anni a Roma. Cosa avverrebbe quindi? Che quel terzo o quel quarto di rappresentanti comunque delle correnti eletti tra i 150 per un dato matematico salirebbe a una buona metà, perché ovviamente le correnti finirebbero per chiedere ai loro sorteggiati, qualcuno l'ha chiamata la prova d'amore, cioè la disponibilità a essere poi effettivi candidati. E quindi diciamo che comunque le correnti si troverebbero di fronte a una platea di candidati tra i quali scegliere. Aggiungete che poi questo avverrà comunque, perché il sistema elettorale, così come è proposto, non è, alla fine è una riedizione di quello che ha governato la magistratura tra il 2000 e il 2018, che è stata la stagione più fulgida delle degenerazioni correntizie. Perché che cosa accade? Se il problema è di far arrivare i primi due, i primi tre nei collegi di merito, i propri candidati fra i primi tre nel collegio di merito e tra i primi due negli altri due, il primo problema è non disperdere il voto, no? E quindi è ovvio che correnti o non correnti si formano dei blocchi intorno a singoli candidati. Tra il 2000 e il 2018 le correnti hanno avuto il massimo potere, perché con un sistema uninominale puro come questo, seppure su collegi nazionali e non su collegi territoriali come questi, avevano gioco facile a concentrare i voti sui due o sui tre candidati prescelti e a farli vincere, per la semplice ragione che il resto del voto si disperdeva, no? In una platea di candidati. Ci sono 65 candidati sorteggiati, benissimo. Che ci siano o non ci siano dei magistrati comunque riferibili alle correnti, e ci saranno, ma ammettiamo che la dea bendata dica che sono tutti e 65 esclusi alle correnti, avverrà comunque che le correnti, per far prevalere qualcuno, o comunque dei gruppi di magistrati anche nuovi, no? C'è stato anche un'elezione del 2018, è nato un nuovo raggruppamento che ha raccolto alla fine 700 voti e ha eletto un rappresentante. Quindi questa naturale dinamica elettorale che si viene a creare tenderà a concentrare i voti su alcuni candidati, magari anche tra accordi, tra correnti diverse, perché magari ci saranno candidati che possono essere riferibili a realtà, diciamo, politico-associative diverse. Quindi intendo dire che se è innegabile che il sorteggio temperato, chiamiamolo così, può, diciamo, impedire la costruzione di carriere pianificate nel lungo termine, questo è indiscutibile perché è ovvio che il dato aleatorio lo impedirebbe,
non riuscirebbe a elidere questo legame, riuscirebbe però a fare cose, qui utilizzo l'ultimo minuto della presentazione, riuscirebbe a indebolire la rappresentatività del Consiglio, il peso rappresentativo dei consiglieri togati rispetto a quelli eletti dal Parlamento, per l'ovvia ragione che anche il lavoro in Consiglio Superiore è un lavoro molto complesso. La vulgata che c'è anche in magistratura, fondata su una sorta di filosofia dell'uno vale uno, no? Dice da anni, ma i magistrati fanno cose complicatissime, danno ergastoli e sequestrano i miliardi, è possibile che non sono capaci di applicare una circolare del Consiglio o una norma di legge, perché al Consiglio non si deve fare altro. Questo basterebbe scorrere l'ordine del giorno del plenum di stamattina, che ha 250 pratiche, e si vedrà che ci sono cose che hanno a che fare con la formazione dei magistrati, con i criteri degli incarichi direttivi, con modifiche alla circolare, con le istituzioni europee. Cioè al Consiglio Superiore non ci si va per svolgere un'attività meramente ricognitiva di norme. Serve, come per tutte le funzioni, un sapere, un saper fare, un saper essere, anche una consapevolezza istituzionale maturata nel confronto, nel lavoro che si fa in magistratura, negli uffici, nei consigli giudiziari. Voglio dire, un Consiglio Superiore composto di componenti eletti che non hanno una formazione specifica a questo tipo di lavoro rischia comunque di essere indebolito, rischia... Ecco, pensate, se la legge riuscisse nel suo obiettivo di elidere il rapporto con le correnti, si creerebbe un altro difetto, che avremmo dei consiglieri espressioni di se stessi, magari di raggruppamenti o di lobby personali, di localismi, di interessi locali, o comunque di espressione, diciamo, di qualcosa di meno leggibile, perfino di più opaco in certi casi, dovessero andare male le cose, che non nelle correnti. Ecco, insomma, il Consiglio ne uscirebbe indebolito nella sua rappresentatività. E quindi chiunque non voglia raggiungere questo obiettivo, secondo me, non può appoggiare questo tipo di meccanismo di selezione dei candidati. Grazie, dottore. Adesso ci saranno le domande. Certo. Allora, senatore Zanettin. Grazie Presidente, grazie Dottore. Io l'ho ascoltata con molta attenzione, però devo dire che su molte delle argomentazioni che lei ha portato non mi trovo d'accordo. La prima, io ho trovato, almeno secondo il mio giudizio, una contraddizione che io giudico insanabile nel suo ragionamento circa l'articolo 104. Nel momento in cui mi dice tutte le leggi che si sono succedute in questi anni hanno previsto delle limitazioni all'elettorato passivo, e lei ha ricordato anche l'ultima che pone il limite della terza valutazione di professionalità, e poi mi dice che mettere un limite all'elettorato passivo sarebbe in contrasto con l'articolo 104. Io questo non lo capisco, cioè nel senso che, premesso che poi andiamo a svolgere una elezione. Lei ha detto poi, un altro argomento per certi versi suggestivo, che dalla sua esperienza gran parte dei magistrati, ove sorteggiati, non sarebbero disponibili ad accettare la candidatura. Io le invito a riflettere su un dato che abbiamo già sperimentato, e questo mi consente anche un po' di replicare alla collega Rossomando quando prima mi accusava di aver usato un termine improprio quando parlavo di elemento di casualità, perché il sorteggio è già stato introdotto dalla legge Cartabia. Cioè, ricordiamo che la legge Cartabia nell'ultima elezione del componente togata ha previsto che, ove le candidature spontanee dei candidati non raggiungessero un certo numero, dovevano essere integrate da candidature di colleghi magistrati estratti a sorteggio. Ora, lei mi contraddica se ritiene di dovermi contraddire, nessuno che io sappia
o forse qualcuno ha rinunciato di questi sorteggiati alla candidatura, ma tutti l'hanno accettata pur sorteggiati, e qualcuno, devo essere anche sincero, per le esperienze personali che ho avuto, è stato anche tentato, ha fatto la sua campagna elettorale, poi fra i sorteggiati non so se sia stato qualcuno eletto, ma sicuramente hanno fatto campagna elettorale. E, per quanto poi riguarda infine il dato che lei, la critica che lei rivolge alla mia proposta di legge circa di essere ingenua nella misura in cui ritiene di tagliare il cordone ombelicale fra correnti e CSM, e le dico in anticipo che io non ho mai pensato di togliere questo legame, però di attenuarlo, questo è il termine che io ho sempre usato, e quando anche solo si evitasse quel fenomeno che lei ha citato delle carriere precostituite, che noi sappiamo essere molto diffuse all'interno della magistratura per arrivare poi al Consiglio Superiore, io credo sarebbe un buon risultato di una scelta politica. Grazie. Grazie senatore. Senatrice Rossomando. Sì, grazie Presidente. In questa seconda audizione ci stiamo opportunamente concentrando, diciamo così, sul meccanismo che facilita o non facilita cosa e a che cosa è finalizzato. Allora, nella prima parte della sua esposizione, lei appunto ha trattato un po' il tema partendo anche dalla legge elettorale vigente, cioè il fatto che con certi meccanismi si facilitano, come dire, comunque organizzandosi una prevalenza, una preminenza, lei ha usato anche il termine blocco, e ci ha esposto che nell'eventualità di una, diciamo, elezione su una platea di sorteggiati, se ho capito bene, quindi chiederei conferma su questo, questa possibilità, diciamo così, di fare blocco aumenterebbe in un qualche modo, se ho ben capito. Quindi volevo un attimino chiarire questo punto. E poi, considerando che noi qui stiamo discutendo di che cosa, e quindi anche adesso la domanda del senatore Zanettin e la sua esposizione mi danno l'opportunità di tornare sull'argomento, spero con chiarezza, e cioè un conto, e questo mi sarebbe fare la domanda, non per divagare, Presidente, un conto è quel meccanismo di sorteggio come chiusura di sistema rispetto a un meccanismo che voleva che cosa? Cioè sicuramente non introdurre l'occasionalità intesa come, cioè, imponderabile, cioè appunto una sorta di comunque che sta nel concetto di sorteggio, cioè l'occasionalità di chi va a essere, come dire, componente togato di quel consiglio, quanto la contendibilità, cioè nel senso che rispetto al meccanismo organizzato delle correnti in modo molto molto forte si è voluto, e il collega Zanettin lo sa perché ne abbiamo discusso giornate intere quando abbiamo, come dire, lavorato tutti insieme a questo meccanismo elettorale, si è voluto introdurre con la quota non, diciamo così, non maggioritaria come meccanismo la contendibilità, che è un concetto diverso, che per cui mi sono permessa, diciamo così, di intervenire, perché proprio la ministra questo l'ha detto più volte, cioè, si è discusso del meccanismo di contendibilità, non dell'occasionalità, e quel sorteggio che è stato citato serviva a chiusura di un sistema sul bilanciamento. Allora, detto questo, nel meccanismo vigente, secondo lei, fuori dalla questione del sorteggio, questo tema di una maggiore contendibilità può essere affrontato? Cioè, vi siete posti questo problema? O comunque cosa ne pensa lei su questo? Perché, mi perdoni ancora un secondo, Presidente, vorrei soltanto precisare che sulle degenerazioni del correntismo, ovviamente è un tema che abbiamo tutti molto presente,
e questo lo condividiamo, almeno questo lo condividiamo come la Commissione, ovviamente abbiamo in testa, come dire, dei sistemi diversi per contrastarlo e per fronteggiarlo. Adesso ovviamente non sto qui a iniziare un dibattito che avremo modo di fare in altre sedi e in altri momenti. Quindi il tema è sempre quello di come avere il massimo pluralismo e contendibilità, perché lei ha fatto riferimento a un'esasperazione negativa del localismo e del personalismo. Però nel nostro dibattito, e ho davvero concluso, Presidente, nei lavori appunto che hanno prodotto la riforma del CSM della scorsa legislatura, ci siamo posti proprio il tema di personalità di rilievo che hanno un consenso magari nel territorio in cui sono conosciuti per prestigio, per capacità, cose eccetera, e che contemperando gli altri, e che quindi possono avere attraverso un consenso che non può essere, che insomma, che non può essere, diciamo così, imprigionato magari in un meccanismo appunto troppo maggioritario, che peraltro io non ho condiviso, ma ovviamente nel trovare delle sintesi ovviamente si sono trovate queste sintesi e questo, insomma, dire, è stato il risultato. Quindi in questo senso si è discusso di questi concetti. Quindi a suo avviso, perché qui si possono poi fare emendamenti, fare soluzioni alternative rispetto alla disciplina vigente, questo tema di una maggiore contendibilità che tenga conto anche di personalità di questo tipo, che possono non essere legate strettamente al mondo associativo ma sono riconosciute per capacità e per prestigio proprio per fare quell'attività non meramente ricognitiva, se secondo lei ci sono dei meccanismi, perché so che se ne è discusso molto mentre noi appunto discutevamo di come riformare il sistema elettorale. Ancora, mi perdoni, c'è ancora un intervento, è quello del senatore Scarpinato. Come è chiaro, questa proposta di riforma nasce dalla volontà di contrastare la degenerazione del sistema correntizio. Degenerazione del sistema correntizio che in sostanza si manifesta nella indebita interferenza delle correnti nel momento di scegliere i capi degli uffici direttivi o semidirettivi. Questo è il nocciolo, perché si privilegia il criterio dell'appartenenza alla corrente rispetto al merito. Tenuto con... Vabbè, altrimenti abbiamo il discorso e 10 minuti non ne bastano più. Diciamo, il nocciolo è questo ed è un problema reale. Tuttavia, a me pare che questo problema sia un problema recente, nel senso che per lungo tempo le correnti sono rimaste intellettuali collettivi che hanno contribuito alla crescita culturale della magistratura in tutto il periodo in cui gli incarichi direttivi erano vitalizi, nel senso che non essendoci la temporaneità non c'era motivo di trasformare il Consiglio Superiore in un concorsificio, ci si confrontava sulle idee, aderire a certe correnti era anche fare un voto di castità con gli incarichi direttivi perché eri fuori. Quello che è accaduto, la degenerazione e l'inoculazione del virus dell'individualismo competitivo all'interno della magistratura è stato determinato dalla temporaneità degli incarichi direttivi, che ha moltiplicato il numero dei concorsi in modo esponenziale, ha creato una carriera prefettizia all'interno della magistratura, perché non è vero che il magistrato che ha l'incarico direttivo poi ritorna a fare il magistrato ordinario, cercherà un altro incarico direttivo. Questo è quello che ha fatto degenerare il Consiglio della Magistratura. E la mia convinzione è che qualsiasi riforma del sistema elettorale non lo cambia. E io le chiedo, non crede che invece di buttare il bambino con l'acqua sporca noi non dobbiamo rompere il giocattolo? Cioè questo meccanismo perverso che rischia di svuotare il principio costituzionale per cui i magistrati si distinguono solo per funzione e per creare una competizione interna tra i magistrati che non solo disarticola il senso di appartenenza al corpo, degenera le correnti. E allora se la soluzione non sia piuttosto quello di ripristinare, almeno per gli incarichi semidirettivi,
la nomina per anzianità salvo demerito e per trovare, e le chiedo quindi se lei ha delle proposte al riguardo, delle soluzioni che eliminino quasi radicalmente quello spazio di discrezionalità che consente di privilegiare il criterio dell'appartenenza rispetto al merito. Grazie senatore, non ci sono altre domande? Bene, possiamo passare. Allora, il discorso elettorato passivo, sorteggio, tutti i sistemi elettorali prevedono appunto delle cause di ineleggibilità, no? E quindi per quanto riguarda il Consiglio c'è anche quella condizione di legittimazione che si è voluta mettere con riguardo alla terza valutazione, in precedenza erano 5 anni di funzione. Questo però non ha a che fare con l'elettorato passivo in senso tecnico. L'elettorato passivo, appunto, il legislatore nell'ambito della norma costituzionale può enucleare, diciamo, delle cause di ineleggibilità, e ripeto, ce ne sono diverse, non c'è solo quella. Ho fatto cenno all'impossibilità di candidarsi di chi abbia lavorato all'ufficio studio o altro, ma questo evidentemente sono cause che hanno a che fare più con l'incompatibilità, con che vuole essere, per quanto riguarda la terza valutazione di, come condizione per essere eleggibile, a che fare con una compatibilità con l'esperienza maturata, ma non ha a che fare con l'elettorato passivo. Cioè, la norma costituzionale richiede che all'interno della categoria enucleata dal legislatore con criteri che siano a loro volta costituzionalmente legittimi come questi, non ci siano eccezioni al diritto di elettorato passivo. Allora, se noi enucleiamo una categoria di eleggibili all'interno del quale però poi saranno candidabili solo i sorteggiati, ecco, la lesione starebbe in questo: viaggiano su due piani diversi. Ma questo, ripeto, questa è un'opinione abbastanza condivisa tra i costituzionalisti. Il sorteggio della Cartabia, è vero, è stato introdotto, però appunto era un sorteggio sussidiario e molto residuale, serviva, era previsto che in ogni collegio ci dovessero essere pari rappresentanza di genere e almeno 6 candidati. È successo in un solo collegio, mi pare, che non si arrivasse a 6, e in un paio che non ci fosse la parità di genere, quindi ci sono stati dei candidati sorteggiati, delle rinunce ci sono state, però la residualità, diciamo, del fenomeno per la legge ha reso residuali anche le rinunce e tutto quello che si può dire sulle stesse. Sì, sì, no, ci sono stati, paradossalmente ci sono stati, siccome c'è una corrente di pensiero in magistratura che sostiene il sorteggio, hanno fatto la cosiddetta lista dei sorteggiati, è stata chiamata così alle ultime elezioni, lo so bene perché ero candidato anch'io. No, non quella come potete immaginare. E il discorso qual era? Che appunto hanno raccolto e si sono collegati nella quota proporzionale, li hanno presentati anche nei collegi uninominali. Ecco, ma vedete, nei collegi uninominali non avevano nessuna chance di essere eletti perché i gruppi più forti avevano loro candidati che sarebbero arrivati comunque tra i primi due, tra i pubblici ministeri, tra i più votati come prevedeva la legge. Invece sono riusciti a eleggere un rappresentante nella quota proporzionale. Quindi anche lì il sorteggio dell'attuale legge, anche lì lo possiamo criticare con le stesse ragioni, anche lì c'è un residualissimo elemento di aleatorietà nella selezione dei candidati, ma non è assolutamente comparabile con quello che viene proposto, perché appunto quello che viene proposto è una riforma vera, strutturale, sostanziale. Io l'ingenuità non la riferivo al discorso della diffusione delle persone che si costruiscono le carriere, che non sono in realtà tantissime, ci sono, ma sono meno di quanto si pensi, perché è un lavoraccio anche quello, no? È un lavoro parallelo che non tutti sono disposti a fare. No, l'ingenuità a cui mi riferivo è quella di ritenere che un qualsivoglia sistema elettorale possa non modificare i comportamenti dei gruppi, ecco, ma elidere completamente, buttare completamente fuori dalla partita questi gruppi. Questa è la storia che lo dimostra. Se voi leggete le relazioni introduttive di tutte le leggi elettorali dal 58 in poi, tutte, almeno quelle dal 75 in poi, si ripropongono di eliminare le correnti. E cioè abbiamo avuto la proporzionale pura dal 75 al 2000 per liste concorrenti su collegio unico nazionale.
abbiamo avuto la proporzionale applicata a collegi sorteggiati. Nella legge del 90 si sorteggiavano gruppi di distretti proprio perché si diceva: se noi sorteggiamo, facciamo un collegio dove il Piemonte sta col Molise, la Sicilia e la Sardegna per sorteggio, saranno più difficili le strategie correntizie. Abbiamo avuto la legge del 2000, dichiaratamente varata nel 2002 per eliminare le correnti. Se leggete quello che fu detto da chi si opponeva a quel sistema, sono gli argomenti che abbiamo fatto valere contro il sistema maggioritario puro. Insomma, questo è una cosa che non può succedere, ripeto, fin tanto che in una comunità politica in senso lato, come può essere la magistratura, chiaramente in senso lato, l'utilità, il ruolo, la funzione dei corpi intermedi viene riconosciuta dai componenti di quella comunità, la legge elettorale modificherà i comportamenti, ma non impedirà accordi, valutazioni e candidature sostenute da blocchi di persone. L'aumento della possibilità di fare blocco a cui accennava la senatrice Rossomando. Anche qui è intuitivo, ripeto, un conto. Allora, nella legge del 75 c'erano delle liste nazionali, per cui bisognava eleggere 16 componenti, ogni lista poteva presentare 16 persone. Si ripartivano i seggi con proporzionale pura e poi c'erano le preferenze in modo non diverso, era tarata sulla legge della Camera del 58, quindi una legge che ha retto le elezioni alla Camera del 58. L'elettorato paradossalmente aveva molto più spazio con le preferenze di votare o non votare. Nei collegi uninominali, dove passano i più votati, nella legge del 2000 erano collegi nazionali, parliamo del merito, dei giudici di merito, per fare l'esempio, nella legge del 2000 passavano i primi dieci più votati, le correnti erano 4 o 5, tutti avevano chiaro una cosa, che se una corrente presentava 10 candidati non sarebbe stato eletto nessuno, se invece ne presentava, pensava di avere, faceva i conti, più o meno per eleggerne uno servono 500 voti, noi ne disponiamo più o meno di 1000-1200, presentiamo due candidati e militarizziamo il voto su questo. E quindi capite bene che con questo sistema i gruppi direttivi delle correnti avevano un potere immenso, perché sceglievano al loro interno i candidati, li imponevano. E infatti cos'era successo? Il caso limite, che ha scandalizzato giustamente il sistema, portato al suo punto finale di rottura nel 2018, ha fatto sì che per eleggere i 4 PM i candidati fossero 4, perché ogni corrente aveva fatto i conti che non ne poteva eleggere più di uno. Ha presentato quel candidato e l'ha fatto votare. E paradossalmente, se tutti gli altri candidati potevano passare con un voto ciascuno, paradossalmente, perché non c'erano altri candidati in corsa. Allora, questo sistema, il sistema che viene proposto adesso, abolendo oltretutto anche la quota proporzionale che è stata introdotta dalla Cartabia, che non ha dato cattiva prova, perché ha garantito il diritto di tribuna a gruppi di minoranza, perché con delle disfunzioni, ma la legge in vigore ha fatto sì che, come si era detto, che si sono creati due grossi blocchi, no? Due correnti hanno eletto una 7 e una 6 componenti, un'altra 4, ma poi vi sono stati degli eletti di minoranza, per cui c'è stato un gruppo che ne ha eletto uno, un altro che pure ne ha eletto uno, no? che col sistema maggioritario puro non avrebbero mai avuto rappresentanza. E qui voglio dire una cosa che non ho detto prima: il sistema elettorale buono per il Consiglio Superiore, come ha detto bene anche il senatore Zanettin, perché l'ho letto nella relazione, lei ha detto non si fa un problema di governabilità al Consiglio. Non c'è un problema di governabilità, c'è un problema di rappresentatività dell'organo, cioè che il consesso rappresenti tutte le sensibilità presenti in magistratura. Quindi un sistema che favorisce la formazione di due grossi blocchi è un sistema che va a ledere almeno in parte questa rappresentatività. E il nuovo sistema tende a riprodurre, secondo me, i vizi di quello che ha governato le elezioni fra il 2002 e il 2018, perché saranno pure selezionati per sorteggio, ma tra i sorteggiati i gruppi saranno costretti, al di là della loro volontà, per non disperdere i voti, a scegliere su chi fare blocco, e ancora una volta i gruppi direttivi delle correnti avranno in mano le elezioni per scegliere tra i sorteggiati, d'accordo? Che potranno anche essere tutti e 65 strani ai gruppi, credo che la matematica ci dica che non potrà avvenire, ma ammesso che avvenga, non potrà impedire neanche questo. Cioè,
Allora, ed è qui l'ingenuità, non lo dico riferito a questo sistema, ma lo direi anche per gli altri. Cioè, la degenerazione correntizia purtroppo va combattuta innanzitutto da noi con una riforma, come dire, come è stato detto, una riforma culturale. Il Presidente della Repubblica ha parlato giustamente di modestia etica, no? Quello che emerge dalle famose chat di Palamara è una categoria, no, dove ci sono tanti magistrati, che sono sempre una minoranza, ma sempre tanti e comunque troppi, che si venderebbero la madre per un semidirettivo in provincia, no? Quindi non stiamo parlando, contrariamente a quello che si è pensato, di grandissime manovre, di strategie o altro. Esce fuori una categoria come dire, che ha perso in parte la consapevolezza del ruolo istituzionale in queste persone, che ha perso quella cultura per cui i magistrati si distinguono solo per le funzioni, no? Il rilanciare questa cultura è il primo compito dell'associazionismo che voglia tornare a quella fase, chiamiamola, storica, no? In cui è riuscito a svolgere questo ruolo. Il sistema vigente, alla fine, era stato detto, garantirà comunque due grossi blocchi, però forse una maggiore rappresentatività rispetto alla legge precedente, una maggiore contendibilità la potrà garantire. Io credo che forse varrebbe la pena, come tutte le riforme, di aspettarlo anche a una seconda prova, perché poi la prima applicazione di una legge elettorale fa capire tante cose agli attori in commedia, quindi forse varrebbe la pena di attendere una seconda prova. Io personalmente sarei per estendere la quota proporzionale, ma mi rendo conto che non è il mood, come dire, politico del momento e che non è facile. Giustamente ha detto il senatore Scarpinato, altro modo di contrastare le degenerazioni è di andare non sulla legge elettorale del Consiglio, ma sui meccanismi che la innestano, e certamente quello delle nomine è il primo. Le nomine adesso sono temporanee, vanno rinnovate ogni 4 anni, sono circa 1 migliaio tra incarichi direttivi e semidirettivi, no? Un esercito di la magistratura è un esercito di generali e di sottufficiali, no? È ovvio che il primo modo con cui il Parlamento potrebbe ridurre questo rischio è restringere la pozzanghera, no? In cui sguazzano i pesci. E quindi, se è chiaro, se si stabilisce in un tribunale grande un presidente di sezione, non ci sta ogni 10 magistrati, come adesso al Tribunale di Roma, ma ogni 30, dico per dire, e che un aggiunto, una procura grossa, magari invece di 12 aggiunti o 9 ne ha 4 o 5 e così via, se si stabiliscono dei criteri diversi sulla formazione delle sezioni, una legge di ordinamento giudiziario, questo sarebbe un effetto, diciamo, iniziale, ridurre il numero di questi incarichi, e sicuramente una riforma. Altri meccanismi di cui si è parlato è, almeno per i semidirettivi degli organi giudicanti, la rotazione all'interno della sezione, tabellarizzare, come si dice, gli incarichi, cioè rendergli degli incarichi che si risolvono all'interno del Tribunale con regole tabellari e non con nomina del Consiglio Superiore. Ma anche qui è stato opposto che questo darebbe troppo potere ai dirigenti, perché poi i dirigenti avrebbero un ruolo decisivo in questa fase. Insomma, le materie di ordinamento giudiziario sono tutte ad altissima, come dire, sofisticazione, ecco, nel senso che devono rispettare tanti profili. E quindi non si riesce mai a tutelare appieno una ragione senza andare a toccare qualcun altro dei beni in commedia, ecco. Oppure è stato detto, ecco, per i direttivi rendiamo, attualmente c'è una circolare che, se voi, insomma, la conoscono in pochi, perché è un testo esoterico a pieno titolo, un gioco di scatole cinesi, dai parametri, poi gli indicatori generali, gli indicatori specifici. Cioè, è talmente complessa la circolare sulle nomine degli incarichi direttivi che motivare una delibera consiliare senza che un TAR la possa annullare trovando un punto di appiglio è praticamente impossibile. Rendere più selettivi, più chiari, più netti i criteri, magari dare un ruolo importante, se, nuovamente importante, se non esclusivo, all'anzianità, può essere un discorso. Perfino Luigi Ferraioli ultimamente ha propugnato, Luigi Ferraioli, che non era certo sospetto di questa cosa e ha sorpreso tutti, ha proposto di tornare all'anzianità senza demerito. Io vi dico che, qui lo posso testimoniare, sono entrato in magistratura nell'87,
E poi sono stato in Sicilia, nei miei primi anni di carriera ho incontrato tanti dirigenti selezionati per anzianità senza demerito e vi assicuro che mi sono incontrato spesso con personaggi che potevano asseverare il loro nome e cognome più che organizzare un ufficio giudiziario. E quindi, quindi intendo dire, io sono contrarissimo a questo ritorno, perché un conto è limitare, se volete, o rendere più ristretta l'area di discrezionalità amministrativa del Consiglio, ma togliere all'organo di autogoverno della magistratura la possibilità di scegliere i dirigenti, questo sarebbe un colossale errore, ma nell'interesse pubblico, perché poi vedete la degenerazione delle correnti, questa è diventata anche un'etichetta che l'appiccichiamo a tutte le cose, no? Ma poi in magistratura le cose sono un po' più complicate. All'Hotel Champagne non c'era il segretario di Unicoste, c'era né i consiglieri in carica, c'erano dei politici e c'era Palamara che non aveva più nessun incarico formale nelle correnti. Cioè il rischio in magistratura è anche che si formino nei localismi o anche all'interno dei gruppi, degli agglomerati intorno a singole persone. E i sistemi maggioritari fondati sul blocco di singoli candidati favoriscono anche il nascere di queste cose. Credo di aver toccato tutti i temi delle domande. Credo che possiamo concludere qui questa lunga mattinata di audizione. Ci perdoni il frizzante nel momento in cui l'abbiamo accolta, ma l'argomento appassiona e giustamente. Il popolo sovrano deve discutere. Sì, esatto. Noi discutiamo. Grazie dottore, grazie a tutti. Mille per l'ora. Grazie. Arrivederci. Prego, prego senatore. Allora, per il momento dobbiamo anche il web, sì. Poi la richiamo. Vediamo dopo. Io le chiedo, dopo mi rimetto a lei, però io mi devo allontanare.